una squadra che non evoca bei ricordi? Ma sicuramente una squadra per noi poco digeribile, come dicevo a qualche tuo collega, però è evidente che noi in Serie B sono tutte partite importanti, tutte partite difficili, e stiamo vedendo in queste prime 4 gare giocate, e quindi l'una vale l'altra. Sicuramente una squadra da rispettare, perché il Cittadella si è sempre fatta rispettare. L'occasione anche per sfatare il tabù del tombolato. Si parte sempre per fare bene, si parte sempre per cercare di portare a casa il massimo, poi le partite non sono tutte uguali, per cui vedremo alla fine della partita se siamo stati bravi, così bravi da sfatare anche il tombolato. 4 gare, 7 punti, bilancio positivo possiamo dire per il Pescara, in linea con quelle che erano le aspettative. Sì, ma noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente la prima partita l'abbiamo un po' steccata, ma per tanti motivi, però credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi un gruppo ancora nuovo che ha bisogno di tempo anche per amalgamarsi meglio, però sicuramente hanno fatto un bellissimo lavoro fino adesso. Qualche giorno fa aveva detto anche ai nostri microfoni: non torneremo sul mercato dopo l'infortunio di Tuminello, è ancora di questo avviso? Confermo, perché tornare sul mercato adesso significa andare a prendere qualcuno che non gioca da almeno 3 mesi, 4 mesi, e quindi significa avere un giocatore che devi aspettare. Allora, aspettare per aspettare, siccome noi siamo convinti che i nostri siano buoni, aspettiamo poi eventualmente gennaio, e se ci sarà da fare qualcosa lo faremo a gennaio, ma soprattutto andando su giocatori che hanno giocato.